Sindaco, conferenza dei capigruppo, temi caldissimi come questa lunga estate, acqua, rifiuti e terme, come sta andando? Con riguardo al tema dei rifiuti, credo si stia scongiurando il rischio che rimanga chiuso il centro di compostaggio dall'11 a fine mese. Abbiamo un guasto, ieri c'era un guasto, i cittadini dovrebbero attivarsi scrupolosamente all'utilizzo dei sacchetti, diciamo, biodegradabili in maniera tale da poter conferire soltanto l'umido, perché il fatto che con l'umido venga conferito altro tipo di rifiuto crea dei problemi poi ai macchinari. Sulla differenziata siamo quasi all'anno zero, a Sì, Sciacca. infatti siamo quasi all'anno zero, quindi si deve fare molto, ma anche come campagna di comunicazione. Poi, tra l'altro, in sede di riunione di capigruppo si è anche parlato un po' dell'SRR, perché si è chiesto come mai Sciacca non fosse nel CDA dell'SRR. Non c'è stato un invito al sindaco di Sciacca di partecipare al CDA dell'SRR, e il sindaco di Sciacca ha declinato questo invito, ma in realtà la legge impedisce al sindaco o a un suo delegato, nell'ipotesi di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di partecipare al CDA nella specie dell'SRR. Le terme, il 31 luglio abbondantemente passato, l'opposizione di questo oggi vi chiede conto. Il decreto è pronto, non c'è nessun problema dal punto di vista politico. Lo spostamento di questa consegna dei beni e quindi della sottoscrizione del decreto è stata legata ad un problema tecnico del notaio. L'Agenzia del Territorio deve fornire una valutazione sul patrimonio immobiliare, una valutazione degli alberghi nella specie, e che quindi ancora questa valutazione ad oggi non c'è. E l'assessore Baccemi diceva che ha sollecitato pure oggi, affinché tutto si risolva nel più breve tempo possibile, perché comunque la Regione Siciliana a questo punto ha tutto l'interesse di trasferire questo complesso al Comune di Sciacca. Acqua. Con riguardo all'acqua, quello che è l'intento dell'Assemblea mi pare chiaro a questo punto, perché il solco è stato tracciato. Sindaco, lei da avvocato ci crede, perché Girgenti Acqua ovviamente non mollerà facilmente, sono già pronti al contrattacco. Tra l'altro ieri nel comunicato stampa accusavano le amministrazioni che nel momento in cui ci si muova d'ora in poi per la risoluzione per l'inadempimento, poi i finanziamenti tanto paventati che dovrebbero arrivare potrebbero perdersi. Ma no, no, su quello io devo dire non sono d'accordo, perché ci sono tutte le tutele giuridiche che il nostro ordinamento per fortuna ci riconosce. La valutazione dell'inadempimento non è una valutazione che può essere fatta a priori. Per quanto riguarda Sciacca, noi siamo consapevoli di tutti gli inadempimenti e di tutti i disservizi che questi anni ci hanno interessato come territorio. Ovviamente, con riguardo alla valutazione complessiva, e quindi quella che varrà dagli altri comuni, questa commissione di cui Sciacca fa parte, quindi io farò parte di questa commissione, ovviamente farà tutte le opportune valutazioni, però non credo che Girgenti Acque possa sostenere di avere regolarmente adempiuto e di aver assicurato un buon servizio agli utenti.